Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesco, conosciuto sui social come GinCheck e sono qui con... Sono Simone, conosciuto come The Taste Hunter. Insieme affronteremo 10 curiosità legate al mondo del gin. Allora Simo, terza curiosità legata al mondo del gin, a questo distillato ormai famoso, ma perché è così famoso? Perché va così tanto di moda e soprattutto... Come ha fatto ad arrivare in Italia? È un momento di moda, sì. È un momento anche di maturità proprio del mercato. Il gin ha una lunghissima storia e non è il primo momento di gin crazy, è la seconda gin crazy. Una storica nel 700 e una moderna negli ultimi in realtà 15 anni. Fra gli anni 80 e gli anni 90 il gin scompare mondialmente, diventa assolutamente marginale l'utilizzo, il consumo e anche in miscelazione, si beve tutt'altro. Riparte come una scommessa e riparte stranamente dalla Spagna. La Spagna è la capostipite della nuova, moderna onda del gin ed è l'unica moda alcolica che non arriva dagli States. Alcuni pazzi locos e spagnola decidono di scommettere sul gin e aprono la prima gintoneria al mondo, riscoprendo uno dei più grandi classici della miscelazione britannica e mondiale, appunto il gin tonic. Da lì un effetto domino. Alcune aziende cominciano a inventare prodotti premium. Prima in assoluto la Hendrix, è stato il primo gin non commerciale, non cheap, non da GDO, non da scaffale del supermercato che è arrivato sul mercato e sull'altro lato una serie di piccoli produttori craft che hanno cercato di portare originalità e note, prodotti, botaniche nuovi in questo mondo. Tutto questo ha fatto sì che sia esplosa una moda che è partita con Nordess, è partita con Gin Mare, è partita con Alchemist, i più importanti brand ispanici che hanno in qualche modo fatto da apripista a tutto il resto d'Europa. La moda arriva anche in Italia ed è stabile perché il gin è tutto il contrario di tutto. A differenza di altri spiriti che hanno una connotazione molto ben precisa, quindi o li ami o li odi. Nel gin trovi il dolce, trovi l'amaro, trovi il sour, trovi qualunque tipo di aroma ti possa piacere, agrumato, speziato, erbaceo. È un Quindi prodotto dimentichiamoci i gin secchi. assolutamente sì. Ci sono a livello di gusto, ma con un aroma comunque olfattivo importante. Diventa un soggetto importantissimo perché ritorna prepotente e ponderante nella miscelazione. Quindi una bevuta facile, una bevuta adatta a tutti, una bevuta che piace agli uomini, ai giovani, alle donne, a chi tendenzialmente magari non beve super alcolici o alto grado. Quindi elemento moda, elemento fantasia, elemento novità, elemento easy to drink, hanno fatto sì di creare questa formula magica che è la nuova Gin Crazy degli ultimi 10-15 anni. E poi soprattutto gli italiani sono molto, diciamo, creativi anche dal punto di vista non soltanto del prodotto in sé, ma anche del packaging. Italia è fantasia e questa cosa, nonostante tutti i nostri limiti e problemi, ci viene riconosciuta globalmente. Questo patrimonio di sinapsi l'abbiamo giocato anche nel mondo del gin, sia a livello di packaging che a livello ovviamente di bottiglie che a livello di ricette. Siamo, proprio perché non arriviamo da un paese con una storicità, anche se in realtà non è vero, diciamo una storicità recente nell'ambito del gin, ci siamo permessi di entrare a gamba tesa, non l'abbiamo appoggiata leggera e siamo andati a giocare, curiosare, provare in mille direzioni differenti. Tanti quanti sono i gin italiani ad oggi, 2023? Assolutamente sì, più di un migliaio di brand in senso lato per una nazione giovane, con davvero 15 anni a essere larghi di vita per quanto riguarda il gin craft. Grazie mille, Simo, e vi aspettiamo per il prossimo video con la quarta curiosità legata al mondo gin. Vi Keep in touch! aspettiamo ovviamente nei commenti. E fateci sapere se avete curiosità, domande sul gin e sul mondo del gin, alle quali cercheremo di rispondere.